Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike Show Show. Siamo tornati con God of War. Abbiamo appena ucciso un drago e dobbiamo riprendere la nostra strada verso il picco più alto di tutti i regni. E credo che siamo piuttosto vicini al nostro obiettivo. Fino a poco tempo fa andavamo a caccia di cervi. Ora abbiamo combattuto contro elfi scuri, troll, orchi e persino un drago. Mi sento come se fossimo imbattibili. Abbiamo vinto grazie alla nostra determinazione e disciplina, non perché ci sentiamo imbattibili. Lo so, è solo che essere forte mi fa sentire bene, capisci? Sì, lo so. Luma! Noi di super forza ne sappiamo qualcosa. La cosa più importante, ragazzi, è che abbiamo sbloccato queste nuove frecce elettriche che ci permettono di distruggere la linfa dell'albero della vita, la vendetta di Tyr. Un attacco potente, in realtà è un attacco runico leggero, vediamolo. Ah, praticamente lanciamo l'ascia e vedete, ha un attacco continuo e poi boom! Bella! Ce lo possiamo mettere, ok. Vabbè ragazzi, dai, abbiamo vissuto secondo me una delle sequenze più spettacolari di questo gioco. Cioè, il drago che ci ha attaccato è stato veramente epico. È il primo vero boss gigante di questo God of War. Però, ragazzi, rimaniamo fermi sulle nostre, insomma, sui nostri obiettivi. Dobbiamo arrivare al picco. Credo che siamo veramente molto vicini a tutto questo. Aia. Incubi. Incubi che diventano, che prendono possesso, infami maledetti. Va bene, dai. Facciamo fuori questi amici degli incubi che gli fanno riprendere la vita, guardate. Oh, infami. Ah, ecco, l'abbiamo fatto uscire fortunatamente. Stanno attenti agli incubi, che sono proprio un incubo in tutti sono i sensi. Sono stato bravo, vero? Meglio. Sì, non hai fatto niente, Atreus. Però sì, ragazzi, dai, è un bravo guaglione, dai. Non si mette in mezzo. Bravo ragazzo. Cioè, ci poteva andare molto peggio. Non so, ragazzi, perché qualcuno ha fatto il parallelismo con The Last of Us, no? Perché ovviamente c'è il padre, c'è il figlio. Oddio, ecco, per il momento non c'entra nulla. Frattumi. Certo, se no che t'avevo portato a fare. Cioè, per il momento, secondo me, mi piacerà. Però è strano, quello non è esploso del tutto. No, credo che lo dobbiamo portare su. Quel cristallo l'ho colpito, ma brilla ancora. Non ti preoccupare, che mo troviamo la soluzione. Non so, ragazzi, fatemi sapere che ne pensate su questa cosa. Cioè, se ci può stare il parallelismo con The Last of Us. Ovviamente sono due giochi completamente diversi. Non solo per storia, ambientazione, ma anche per tipo di gameplay. Io capisco che molte persone accostano i prodotti, i giochi. Devi essere pronto. Aspetta ragazzi, voglio provare a fare a mettere in atto una nuova, come posso dire, una nuova abilità, che è quella di tenere premuto e poi miro. Ah, sì, avete visto? No, perché è il lancio più brutto della storia. In pratica così, miro, lui locca i nemici, abbiamo sparato uno solo, e poi li insegue. Posso fare fino a 5 colpi. Vabbè, sti cavoli. Dicevo ragazzi, ci sta sto parallelismo. La gente purtroppo fa di tutta un'erba un fascio, no? Certe volte, perché accomuna le cose solamente per similitudini. Qui c'è un padre con un figlio, là c'è un padre con una figlia, tra virgolette. E quindi, ah sì, è come The Last of Us. No, ragazzi, secondo me no, non c'è. A livello emozionale, diciamo ci sono dei momenti, perché ci sono stati momenti da lacrime virili, però siamo più concentrati. Sti maledetti. Sono momenti importanti, ci sono stati, però il fatto che Kratos si comporta in questa maniera, diciamo, crea un po'. Questo che è invulnerabile ai miei colpi. Che è un po' una distanza tra noi, no? Cioè, ci fa stare un po' freddi. Anche se io provo molta empatia per Atreus. Tanto è vero che spesso e volentieri dico nostra madre e non nostra moglie. Nonostante noi guidiamo Kratos invece che Atreus, no? Quindi, per farvi capire l'immedesimazione. Poi voi, ragazzi, fatemi sapere se siete più Kratos o più Atreus. In chi vi personificate meglio. Però fatto sta che comunque il nostro obiettivo è settato. Penso che, cioè, allora, io dico che non può essere così liscio. Però siamo vicini. Questi pregano e io non li voglio far pregare. Vediamo se quello che vi dicevo prima funziona. Uno. Dai, non lo prende. Ah, perché li ho messi tutti su uno quello lì.
Vabbè. Un giorno sarà una sequenza spettacolare, ma non è questo il giorno. Forza ragazzi, dai. Ah, tra l'altro ragazzi, ho letto diversi commenti. Ormai vedete che bello. È il motivo per cui vi ho aspettato. Sta buono te. Con ste mani. Perché posso fare dei raffronti su quello che mi scrivete. E insomma, uno di voi mi ha scritto che il pomo della mia ascia, quello lì col nome un po' impronunciabile, in realtà quel nome è un nome di una delle due capre di, insomma, di Thor. È per quello che infonde energia elettrica alla mia ascia di tanto in tanto. È veramente bassina la possibilità, però sapete che ogni tanto do colpi di, insomma, elettrici. Laggiù c'è un ponte. Come lo raggiungiamo? A piedi, come lo raggiungiamo? Più che altro come distruggiamo sta cosa che dietro c'è. Dobbiamo cercare di far abbassare quel ponte. Deve essere la via d'uscita. Ah, c'è della resina dei Yggdrasil. Falla esplodere, baby. Come on. Sdruma! Sdruma! se stava a Roma, raga, gli faceva sdruma. Guarda qui, un altro. Questo si chiama Ymir. La mamma mi ha raccontato la sua storia, ma ero piccolo. Io te l'ho raccontata la storia. I giganti escono dalle sue ascelle. È Odino che lo trafigge. Ragazzi, è la storia che vi ho raccontato nella scorsa puntata per quanto riguarda i giganti. Ah ah, qui c'è da distruggere un qualcosa. Uno di meno. Giganti che uscirono dalle sue ascelle, che poi maschi e femmine popolarono un po' il mondo, furono la prima, insomma, dinastia dei giganti. Allora, ve l'ho raccontato. Vabbè, troviamo un modo per passare su questo ponte. Credo che dobbiamo farlo esplodere, ovviamente. Quindi forniamo le nostre mani della resina e lanciamola un po' qua, un po' là. Tanto un po' là. Insomma, ragazzi, vi dicevo quindi di sta capra, che in realtà sono due. E che fa Thor? Se le mangia ogni giorno, ogni notte, anzi. Non ti preoccupare. Ogni notte se le mangia e poi le risuscita con il martello. Ora, deve essere veramente... Cioè, io immagino che andremo prima o poi allo scontro con Thor. Cioè, o lo incontreremo, spero di sì. E in quel caso, ragazzi, sarà figo vedere un po' come ci comporteremo. No, non ti devi mai stancare, perché è esattamente quello che faremo. Però, ragazzi, mi raccomando... Ecco, gli incubi. Ragazzi, non spoilerate, per favore. Non cioè, insomma, sotto nei commenti, perché... è veramente fastidioso. A parte che vi banno, quindi, cioè, voglio dire. Però comunque è fastidioso per le cose che vi ho già detto nella scorsa puntata, perché sto leggendo, insomma, situazioni io che sto più avanti. Concentrati. E volevi. In realtà, raga, mi sono cagato addosso, però non l'ho dato a mostrare, che non so se è italiano, però. Allora, tortellino, te ne vai. Distruggiamo quella R. Sì, però non stai facendo niente, Atreus, eh. Oh, la prossima volta non ti porto più con me in questa notte fantastica. Vai, io aspetto il bianco e mi dà XP, ragazzi, che in realtà adesso ce n'ho un bel posto, potenziandomi mano a mano, eh. Ogni volta che incontriamo Cindy o Brock, io mi fermo, guardo che cosa posso potenziare, se insomma armature o abilità, prevalentemente armature dall'armaiolo, però con l'esperienza possiamo ovviamente sbloccare nuove abilità, e questo, ragazzi, va abbastanza tranquillo, perché per esempio quelle di Atreus richiedono pochi punti abilità, quindi l'ho quasi sbloccate tutte quelle che posso, mentre ragazzi, potrei di qua. Certo. Sempre con i punti esperienza aumentare la potenza degli attacchi runici. Ma quello segno. Sì, me lo sto riservando per dopo, perché non so se voglio potenziare quelli che ho già, quindi non voglio sprecare i punti esperienza. Vediamo che c'è scritto in questa lastra. Qui carde Nertus de Vanir, ucciso da Magni e Modi, figli di Thor. Gli Jotnar sono testimoni della crudeltà di questa lunga guerra. I giganti volevano la pace, ecco perché adoravano Tyr. Tyr che, ragazzi, vi ricordo essere quello che era, diciamo, al di sopra. In realtà è il dio della guerra, del, insomma, dell'ordine, bla bla bla. Però, insomma, è morto. Ma è lo stesso Tyr, è lo stesso dio che si trova nella sala centrale, quello che...
sposta i mondi, che vi ricordo. È un dio ben voluto da tutti, è sempre stato adorato, a quanto pare amico dei giganti. Guarda, la cima! Siamo così vicini! La vetta! Siamo arrivati! La faretra. Il laccio si è rotto mentre affrontavamo il drago, ma riesco a tenerla. Fermo. La faretra rotta rallenta il lancio. Il dolore si sopporta, ma un'arma danneggiata no. Così può andare. Va bene? Va bene. Vai. Attento a dove metti i piedi. È un gesto amorevole quello di Kratos. Però ragazzi, io mi sto un attimo facendo prendere dall'ambientazione. Dove siamo? Ma dove siamo? Guardate la neve, come si muove al nostro passaggio. Ci sono dei nemici, va bene, dai. Facciamoli fuori, ma che spettacolo, ragazzi. Siamo sulla vetta più alta di tutti i regni. Siamo arrivati. Mi sembra tutto un po' troppo semplice, eh. Cioè, non vorrei che finisse così il gioco, ma... No. Non credo proprio, dice Atreus. Ah, ecco qual è il problema, è che questo qui non gli faccio niente. Ragazzi, mi sto facendo un po'... Sì, non gli faccio niente. Vai. Vabbè, ma non è un problema, ragazzi. Meneremo le mani come solo Kratos sa fare. Certo, con le spade del caos, con le lame del caos. Sarebbe stato tutt'altro, però... Boom, vattene di sotto. Che spettacolo, signori. Ragazzi, io vi chiedo scusa se... Non so che dire, ma sono veramente preso. Guardate la neve. Ce ne sono altri, Atreus, non abbassare la guardia. Vai. Ho degli attacchi runici troppo potenti, troppo fighi. Questi qui che sono tipo degli Hellwalker rinati, dovrebbero essere, ragazzi, dei guerrieri. Credo che dovrei aiutare di più. No, no, va bene così. Va bene così. Ti sei comportato bene. Vabbè, dai, andiamo qui sulla vetta. Comunque dovrebbero essere dei bretoni che non sono entrati nel Valhalla e sono rinati, quindi sono un po' più forti rispetto al solito. Che spettacolo, ragazzi. Io però me ne vado prima di qua, perché sapete che mi piace, infatti, mi piace andare a esplorare tutto, ma che troveremo sulla vetta? Cioè, visto, conoscendo nostra moglie, ci potrebbero essere delle sorprese. Questo non so sinceramente come poterlo aprire. Ci sarà un modo per salire. Ci sarà anche un modo per aprire quel coso, ma al momento non lo conosco. Anche qui, vedete. Senti anche tu quelle voci, vero? Sì, non fiatare. Bene, bene, bene. Ecco l'ubriacone che in realtà non può ubriacarsi. Come ti senti ultimamente? Chi c'è? Sai perché siamo qui. Ultima visita ti ha sciolto la lingua? Sembra quell'uomo che è venuto a casa nostra. Avevi detto di averlo ucciso. No. Credo che hai portato qualche amichetto. Deve essere importante se i figli di Thor mi concedono l'onore di una visita. Ditemi, vi state ancora scannando per far colpo sul paparino? L'uomo tatuato. Le tracce indicano che viaggia con un ragazzino. Dove sono diretti? Oddio. Perché dovrei saperlo? Sei l'uomo più sapiente del mondo, no? Di questo e di tutti gli altri mondi. Tu aiuti me, io aiuto te. Dimmi dove si trovano e parlerò con Odino. Baldur, tuo padre non mi lascerà andare, né ti permetterà di uccidermi. Non hai nulla da offrirmi, perciò levati di mezzo, tu, le tue domande, le tue minacce e questi due buoni a nulla. Ragazzi, è Baldur allora. Quando meno te l'aspetti. Torneremo per l'altro occhio. Non scordartelo. Siamo ovunque. Sì, ovunque. Sì, no. Idioti. Andiamoci. Fermi tutti, ragazzi. Allora era Baldur. Baldur è uno degli Esir, figlio di Odino, fratello di Thor. È venuto a casa nostra a sfidare mio padre. Padre che non provi dolore. Ora ci dà la caccia insieme ai suoi nipoti.
Non sappiamo il perché. Quindi gli altri due sono i due figli di Thor. Forse ve ne ho accennato già parlando. Ma quindi è... Mannaggia, ragazzi. Allora lo sconosciuto è Baldur. Ho perso la scommessa, quindi purtroppo, vabbè, ve riparlerò. Però con chi parlavano Baldur e i figli di Thor? Madonna, sto gioco è bellissimo. Non sapevo chi era Baldur, ragazzi, quindi mi immedesimo anche in Kratos, no? Abbiamo fatto molto questa cosa, visto che io vi avevo detto che non volevo anticipare troppo la mitologia, perché come Kratos anche noi siamo estranei a questo mondo. Però vediamo un po'. Ah, è proprio di voi che si stava parlando. Un uomo tatuato che viaggia con un bambino. Controlla e assicurati che siano lontani. Ma li abbiamo visti andare. Fa come ti dico. Il ragazzo non sa chi sei. E io voglio che non lo sappia. E tu chi sei? Io? Sono il più grande ambasciatore degli dei, dei giganti e di tutte le creature dei 9 regni. Conosco ogni angolo di queste terre, ogni lingua parlata, ogni guerra, ogni accordo concluso. Mi chiamo Mimir, l'uomo più sapiente che esista. E che ha la risposta a ogni tua domanda. Perché il figlio di Odino ci dà la caccia? Ok, forse c'è qualche lacuna nel mio sapere. Ma Odino mi tiene prigioniero qui da 109 inverni. Sono un tipo sveglio. Riuscirò a scoprirlo, promesso. Tu dammi tempo. Non c'è nessuno, lo sapevo. La madre del ragazzo è morta. Voleva che... Voleva che spargessimo le sue ceneri sul picco più alto di tutti i regni. Allora siete arrivati nel posto sbagliato, fratellino. Il picco più alto di tutti i regni non è a Midgard, è a Jotunheim, regno dei giganti. No! Non può essere quello che voleva. Da un'occhiata. Questo è l'ultimo ponte per Jotunheim tra tutti i regni. Vedi quella montagna? Sembra il dito di un gigante che sfiora il cielo. Quello è il picco più alto di tutti i regni, non questo. Non possiamo attraversare il ponte. Abbiamo il Bifrost. Quando i giganti hanno distrutto tutti i ponti per il loro regno, l'hanno bloccato con una runa segreta. Se esiste ancora, lo sa solo un gigante. E hanno tutti lasciato Midgard tanto tempo fa. È vero, ma oggi i venti del fato hanno creato uno strano vortice di coincidenze. Il fatto è che c'è solo una persona che possa portarvi dove dovete andare. E per vostra fortuna, io non ho un granché da fare. Noi andremo a Jotunheim, vero? È la vostra migliore mossa da un punto di vista tattico. Lì l'uomo che non può essere ucciso non potrà seguirvi. Che dobbiamo fare? Sì! Prima dovrai tagliarmi la testa. Che cosa? Odino ha fatto sì che nessuna arma, neanche il martello di Thor, possa liberarmi dai legacci. Ma a voi non servirà il mio corpo. Il trucco è trovare qualcuno che rianimi la mia testa con l'antica magia. L'antica magia. C'è una strega dei boschi. Lei la conosce bene. Ci aiuterebbe, vale la pena tentare. Ma se fallisse, saresti morto. Lui mi tortura, lo sai. Ogni giorno, fratello. Odino vi si dedica personalmente e credimi, non c'è fine alla sua creatività. Ogni singolo giorno. Questa non è vita. Come vuoi. Non voglio guardare. Fratello. Se non riuscirai a rianimarmi, devi sapere una cosa. Il ragazzo. Più aspetterai a rivelargli la sua vera natura, e peggio sarà. Non te lo perdonerà e rischi di perderlo per sempre. Ci sono cose di me che non voglio che sappia. Ah. E questo sarebbe più importante di tuo figlio? Sto per tagliarti la testa ora. Come vuoi. Jotunheim, stiamo andando nel regno dei giganti perduto da tempo.
Jotunheim. Sarà davvero molto... seccante. Sì, proprio quello che volevo dire. Porca miseria, ragazzi! Che sta succedendo in questo gioco? Allora, a parte Baldur e i figli di Thor, questo era Mimir, l'uomo più sapiente. Cioè, colui che sa tutto di questo mondo e non solo, di tutti i nove regni. Quindi ci darà una mano. Abbiamo legato la sua testa. Cioè, però che dobbiamo resuscitare. Però la cosa che io, su cui mi voglio soffermare un attimo prima di chiudere questa puntata, è che sono già due persone che conoscono chi siamo e soprattutto la natura del nostro figlio che ci esortano a rivelarlo. Cioè, questo è il ponte che porta a Jotunheim. Sembra una di quelle strane porte che abbiamo visto. Mimir potrebbe aiutarci a capire se riuscissimo a riportarlo in vita. Esatto, esatto. Questa è la cosa principale. Infatti dobbiamo tornare alla strega dei boschi, che anche lei ci ha detto: guarda che tuo figlio, cioè insomma diglielo che sei un dio. Ma lui non lo sa. E però vedete, ancora Kratos vuole mantenere... Ricordi la strada per la casa della strega? Sì, nella foresta delle foglie rosso sangue, a sud del lago. So dove andare. Spero che sia tornata dal Faim e possa rianimare Mimir. Sembrava simpatico prima che tu gli tagliassi la testa. Sì, Mimir, porello. Vabbè ragazzi, dai, allora torniamo indietro, torniamo, dobbiamo tornare dalla strega. Non so se lo riusciremo a fare in questa puntata, però comunque torniamo indietro. E non lo so, fatemi sapere che ne pensate riguardo questa questione del fatto del per... cioè, io il perché forse me lo immagino. Di Kratos che non vuole rivelare la sua natura, visto quello che gli è successo. Comunque ragazzi, è vero che Kratos ha praticamente sterminato tutti gli dei dell'Olimpo, però c'è una motivazione. In realtà non solo gli dei, ha fatto proprio il panico totale. Però c'è una motivazione, cioè lui in prima persona ha assaggiato che cosa vuol dire essere un dio. Poi vabbè, è stato poi tutto insomma. Devo andare al negozio di Brock, perché non mi ci va? Aprimi sta porta. Apri dietro, come quando andavo sull'autobus. Insomma ragazzi, boh, fatemi sapere, cioè. Non riesco a crederci che Baldur è venuto a casa nostra. Il dio Æsir, Baldur. E tu l'hai sconfitto. Sì. Uno dei figli di Odino, il fratello di Thor. E ora ci dà la caccia con i suoi nipoti. Perché? Se rianimiamo la testa, chiediglielo. Ok. Sai, è una stupidaggine, ma speravo di trovare un gigante in quella montagna. Credo che abbiano davvero lasciato Midgard, a parte il serpente. Deve essere l'ultimo della sua gente. Il serpente? Anche tu sei l'ultimo della tua gente. È per questo che non vuoi parlare della... Mia gente? Sì, la tua famiglia. Prima di mamma e me, le tue origini. Tua madre, tuo padre. Adesso non è il momento. Ok. Non è mai il momento in realtà. Che poi sì, sapete che Kratos aveva anche un fratello? Il tatuaggio che porta è proprio in suo onore. Vabbè, ragazzi, cioè bisognerebbe fare proprio video e video di approfondimenti solo su Kratos, eh? Cioè il tatuaggio rosso è proprio in onore di Demios. Brock! Brock! Che vuoi? Sono in pausa, non ci vedi? Io non mi metto certo a strillare il tuo nome ogni volta che stai lì a gingillarti. Lascialo perdere. Oh, miseria. Ora avete interrotto la mia beata solitudine. Tanto vale che vi uniate a me. Non abbiamo fame. Meglio, tanto non ve l'avrei offerto. Abbiamo visto Sindri. Congratulazioni. E sono sicuro che gli avrei permesso di rovinare la mia ascia a suo piacimento. Vediamo un po' questi danni. Quel canchero non riconoscerebbe il giusto peso e l'equilibrio di un'arma se ce li avesse di fronte. Mangia abbastanza bene? Credo di sì. Bene. Ora va meglio. Ora che cazzo volete di altro? Oh, bollino giallo. A volte Sindri è così concentrato nel lavoro che si dimentica di mangiare e di bere. E quando si ricorda non c'è verso che si cucini la carne. Mi sa che l'unico in famiglia ad avere lo stomaco e l'intelligenza sono io. Ti manca. Cosa, quell'incapace? Che ne sai?
Volevo dire... Ehi, ti dispiace? Sto cercando di concentrarmi. Sono in pausa dalla pausa. Vabbè ragazzi, dai, io direi che ci possiamo salutare. Avete qui per questa puntata. Non sapete che cosa ci aspetta. Dobbiamo rianimare Mimir, dobbiamo andare dalla strega. Io vi do appuntamento ai prossimi video. Saluto a tutti da Max Shosha. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.